Oggi nuova recensione di un altro libro che mi è stato inviato, questa volta è un libro scritto da Andrea Zanotti al quale mando tanti saluti e il libro in questione si intitola La battaglia di Akuirama giorno e notte, è stato pubblicato nel 2015 in Self Publishing ed è un fantasy di genere militaresco. L'inizio, che peraltro a me è piaciuto molto, non ti introduce piano piano ad Akuirama che è una città o ai personaggi ad altre cose, ma ti catapulta direttamente in una situazione di perché ci troviamo subito in una riunione. Sembra quasi come quando Harry nel film e nel libro Harry Potter e il Calice di Fuoco, per vedere nei pensieri di Silente, viene catapultato in un ricordo di Silente mentre si trovava in tribunale. In questo caso ci troviamo in una riunione che si sta tenendo al Senato di Akuirama con alcuni senatori e anche con il Dracoi. Il Dracoi è il generale ed è il sommo maestro dell'ordine del Dragone Rosso ed è fedele a Stige. Stige è una figura leggendaria che ha delle attinenze con la figura del drago, figura che ha fondato la città di Akuirama, figura alla quale molti componenti della città di Akuirama sono fedeli e che molti di loro aspettano un ritorno di Stige. E di che cosa stanno parlando a questa riunione? Di una situazione delicata, perché Akuirama è stata presa di mira da due armate, sia l'armata del quarto della terra capitanata dal re Dothric, sia l'armata del quarto dell'aria capitanata dal re Randall il Bello. Entrambe vogliono prendere Akuirama perché Akuirama è una città-stato molto ricca, molto florida, e al senato devono decidere che cosa fare, se dare le chiavi della città a uno dei due re oppure se resistere. Si decide di resistere e da questa scelta partirà la battaglia di Akuirama, battaglia che dura più o meno una giornata perché parte dal giorno e dura fino all'alba del giorno dopo. Battaglia che viene descritta come una cosa eccezionale, un qualcosa della quale le persone narreranno e parleranno negli anni a venire. E vedremo quindi come si evolve questa battaglia. Battaglia che ha diversi avversari e diversi obiettivi, perché Akuirama deve difendersi dalle due armate esterne alla città, però deve anche avere a che fare con alcuni traditori che cercheranno di far entrare componenti dell'una o dell'altra armata per il proprio tornaconto. E le due armate, oltre ad avere come avversaria la città di Akuirama, che devono cercare di conquistare, si scontreranno però anche tra di loro. Allora, la battaglia di Akuirama, come ho detto, è un fantasy di genere militaresco ed è stata la mia prima esperienza con questo tipo di fantasy, e a dirla tutta è stata una prima volta che è andata decisamente bene, perché il libro l'ho apprezzato per diversi motivi. Il primo è che ci sono diversi punti di vista, c'è la possibilità di guardare questa battaglia non solo dal punto di vista, ad esempio, di chi viene attaccato oppure solo di chi attacca, ma invece si ha la possibilità di osservare l'andamento della battaglia dal punto di vista di diversi personaggi. Lo vediamo sia dal punto di vista di alcuni personaggi che si trovano ad Akuirama, sia dal punto di vista di alcuni personaggi del quarto della terra, sia dal punto di vista di alcuni personaggi del quarto dell'aria. E oltre appunto a vedere la battaglia come va con i loro occhi, vediamo anche la relazione che questi personaggi hanno con la battaglia. La vediamo sia dalla parte di chi attacca, ma sia dalla parte di chi è attaccato, dando la possibilità di avere un quadro completo della situazione. Il secondo punto a favore di questo libro è il modo in cui sono state caratterizzate le armate del quarto della terra e del quarto dell'aria, perché le armate del quarto della terra sono composte soprattutto da truppe molto disciplinate, sono soprattutto caratterizzate dall'avere i nomi di alcuni colori, ad esempio Legione Amaranta, Legione Avorio, Ocra, Perla, eccetera. Ci sono però un po' delle pecore nere di questa situazione, perché oltre a queste legioni composte soprattutto da personaggi nobili, alto locate, ci sono c'è sia il reparto dei battitori e soprattutto il reparto dei mercenari, che invece sono visti in maniera un po' negativa da parte delle altre legioni, perché le altre legioni, essendo appunto composte da questi personaggi più altolocati, da veri soldati, guardano ai battitori, ma soprattutto ai legionari, come se fossero dei reparti non di serie B, ma ancora peggio. Anche se poi in realtà i componenti dei battitori e dei mercenari
usciranno con delle soluzioni indubbiamente più intelligenti rispetto a quelle fatte da alcuni di questi altri comandanti. E i componenti delle truppe del Quarto della Terra sono dei soldati disciplinati, organizzati, tutti belli con le loro armature e con i loro scudi. Al contrario, le truppe del Quarto dell'Area di Re Randall sono molto diverse, perché Re Randall non ha una delle vere e proprie truppe, ma ha radunato una serie di tribù. Ci sono ad esempio le Amazzoni, oppure tribù inventate come la tribù delle Capre Nere, oppure la tribù degli antichi Grifoni. E appunto, essendo tribù, non essendo dei veri e propri soldati, c'è una grande differenza con le truppe del Quarto della Terra, perché mentre le truppe del Quarto della Terra sono molto appunto più inquadrati, sono più disciplinati, invece i componenti di queste tribù sono per lo più dei selvaggi, sono più dediti all'istintività, ad essere sanguinari, a non seguire le regole, a fare di testa loro. E mi è piaciuto questo contrasto tra questi due schieramenti, tant'è che infatti per quelli del Quarto della Terra i componenti delle tribù del Quarto dell'Area sono dei selvaggi, per quelli del Quarto dell'Area i soldati del Quarto della Terra sono dei soldatini, delle donnicciole, delle persone che in realtà non sono dei veri uomini, non sono dei veri combattenti. A parte poi i vari soldati sia dell'uno che dell'altro schieramento, sia il Quarto della Terra che il Quarto dell'Aria hanno a disposizione dei mastri, che sono poi vengono definiti come aeromastri, geomastri, ci sono varie definizioni, che hanno, sono questi personaggi che danno l'elemento magico alla storia, perché hanno la capacità di evocare entità da un altro mondo, oppure di evocare e creare delle creature mostruose, ovviamente non creature reali, non naturali, ma create tramite l'ausilio di questa particolare magia. Altro punto positivo, questo è più di carattere estetico, è sia la copertina, la rimetto qui, che è proprio carina, è semplice in un certo senso, però è d'effetto, e quando l'ho rivista, perché ovviamente avendo ripreso il libro dopo diverso tempo che mi è stato inviato, mi è piaciuta tanto. Ho detto, ma quanto è caruccia questa copertina. E poi un'altra cosa che ho apprezzato è il fatto che il libro è scandito appunto da varie parti della giornata, mezzogiorno, notte, per far capire come procede la battaglia. Alcune di queste parti sono anche accompagnate da delle poesie scritte dal poeta Nino Caruso, ed inoltre ci sono diverse mappe che, come scrive anche l'autore all'inizio, non sono mappe in scala e non sono precisissime, però aiutano a comprendere come si stanno evolvendo le cose, dove si trovano le varie armate, come si stanno muovendo tutti quanti. Ad esempio, questa è una delle mappe presenti, c'è una leggenda qua sotto che spiega le varie armate, perché infatti c'è scritto tribù riunite dell'area, tribù delle capre nere, legioni della terra, rappresenta appunto sia il luogo in cui ci troviamo, diverse località e dove si trovano le varie armate. È vero che non è, come scrive appunto anche l'autore, una mappa magari precisissima, non è in scala, però io le ho trovate carinissime, sia perché sono utili per capire i movimenti, e poi anche perché, pur essendo semplici, pur avendo uno stile di disegno molto molto semplice, però ho trovate molto carine e piacevoli da vedere, perché sono semplici ma ti danno tutte le informazioni necessarie, e mi è piaciuto trovarle ogni tanto all'interno del libro. Infine, per concludere tutta questa lista di elementi positivi che ho trovato nel libro, la battaglia di Aquilama, essendo un fantasy di genere militaresco, potrebbe far pensare ad alcuni però che noia, si parla soprattutto di tattiche, di militari, di avanzamenti, di battaglie, potrebbe essere noioso. In realtà non è stato così. Il libro scorre in maniera molto fluida, non ci si annoia, anzi crea anche la curiosità di sapere che cosa succederà ai vari personaggi, alle varie armate, e anzi ci sono stati diversi momenti in cui ho ancora di più apprezzato lo stile, perché ci sono momenti in cui Andrea Zanotti ti descrive un po' lo schifo delle battaglie, perché il campo di battaglia viene descritto come qualcosa di sgradevole, nel quale c'è violenza, c'è sangue, c'è puzza, c'è schifo. Per esempio, ad un certo punto vengono descritti
alcuni soldati che stanno avanzando a cavallo e i cavalli che fanno, cioè sì, viene proprio descritto il fatto che i cavalli calpestino con i loro zoccoli non solo la terra, ma anche proprio le carni di altri soldati morti, creando una poltiglia proprio schifosa. E ovviamente fa schifo un pochettino leggere queste cose, però si apprezzano perché questa è la realtà, cioè se ci trovassimo in un campo di battaglia troveremmo una situazione sicuramente molto più simile a quella descritta in questo libro. E prima di concludere, l'unico elemento negativo che ho trovato è il fatto che alcune cose, come se fosse che sono rimaste un po' in sospeso. Mi sarei aspettato un finale un po' più definitivo, un po' più soddisfacente, però è anche vero che, come dice l'autore alla fine della storia, questo libro è uno spin-off, essendo appunto un libro di questo genere va anche bene il fatto che non ci siano alcune delucidazioni sul finale di determinati personaggi. Ovviamente preso da solo, avendolo letto da solo, sono rimasto un po' ok, va bene, però alcune cose come se fossero rimaste un buon sospeso. Preso invece insieme alla trilogia, presumo che anche queste cose rimaste un po' più appese troveranno poi il giusto finale e giusto uno svolgimento maggiore. Tranne questo elemento, per il resto la battaglia di Aquilama, come si è capito, un libro che ho apprezzato. Consiglio in particolare a quelle persone che apprezzano il fantasy di genere militaresco, ma anche alle persone che non vanno precisamente dietro a questo genere in particolare. Io non sono una fan di questo genere in particolare, però comunque l'ho apprezzato. È stata una lettura piacevole, è stata una bella lettura, una lettura interessante. Grazie Andrea per avermi inviato il libro, avermi dato la possibilità di conoscere questa sua storia. Se conoscete questo libro o altri libri di Andrea Zanotti, fatemi sapere cosa ne pensate, oppure se conoscete altri libri sempre di questo genere. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!